Le voci riguardanti una presunta separazione tra i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, si fanno sempre più insistenti. Secondo recenti indiscrezioni, riportate dal tabloid britannico The Sun, pare che i due stiano vivendo una crisi coniugale, alimentata dal fatto che negli ultimi tempi si sono mostrati in pubblico sempre più spesso separati. Nonostante le smentite da parte dei diretti interessati, la rarità dei loro momenti insieme ha sollevato dubbi sulla stabilità del loro rapporto. Le speculazioni su un possibile divorzio hanno preso piede quando Meghan ha partecipato a un gala di beneficenza da sola, mentre Harry ha trascorso il suo compleanno con amici, senza la moglie. Inoltre, è partito per un viaggio in Londra e Lesotho da solo, accrescendo i sospetti sulla loro vita matrimoniale. I tabloid, comunque cauti nel trattare la questione, non hanno confermato queste voci, il che fa pensare che possano essere solo delle illazioni senza fondamento. È interessante notare come Harry e Meghan si sentano quasi in dovere di dichiarare continuamente che va tutto bene tra di loro, in un contesto dove la regina avrebbe sempre insegnato a non lamentarsi e non spiegarsi. Questa insistenza fa sorgere ulteriori interrogativi. A complicare la situazione ci sono anche rumors riguardanti il malessere del principe Harry, che sembra sentire la mancanza di casa dopo essersi trasferito in America con Meghan e i loro figli. Sebbene l'ex membro della monarchia stia cercando di adattarsi alla nuova vita, è evidente che la nostalgia per il Regno Unito potrebbe influenzare il suo rapporto con Meghan. In conclusione, mentre i rumors sulla separazione continuano a circolare, l'unica certezza è che solo Harry e Meghan conoscono la verità sul loro matrimonio. Il tempo potrebbe rivelare se si tratta di semplici chiacchiere o di una più profonda crisi coniugale. La situazione resta incerta e seguirà l'evolversi della loro vita privata nei prossimi mesi.